L'importanza dell'aggregazione in un comparto come quello vitivinicolo è testimoniata da strutture come il Consorzio di Tutela Vinidop Salice Salentino. Tante le novità presentate nell'edizione 2023 del Vinitaly. La produzione di qualità del Salento vitivinicolo alla 55esima edizione di Vinitaly con il Consorzio di Tutela dei Vini DOP Salice Salentino. La Kermesse internazionale ha permesso di raccontare l'eccellenza vitivinicola del territorio ad un pubblico di esperti ed appassionati. Noi rappresentiamo l'area che sta a metà strada tra lo Ionio e l'Adriatico, rappresentiamo 7 comuni, 4 della provincia di Lecce e 3 della provincia di Brindisi. È un areale altamente vocato, leggermente collinoso, che produce, come la nostra storia da sempre, dei grandi Negramaro che poi sono alla base della nostra bottiglia, Negramaro e Malvasia. Quanti soci conta il consorzio? Il consorzio ha un fortissimo radicamento territoriale, siamo 1.785 soci agricoltori, 41 imbottigliatori e 57 cantine che trasformano l'uva di questi nostri agricoltori. Tra le attività proposte dal Consorzio di Tutela Vinitaly, 3 masterclass dedicate alla denominazione guidate dal miglior sommelier d'Italia 2022. Possiamo partire dal Salice Salentino Rosato, un'espressione fresca, fine, versatile quasi, che si può abbinare sia a piatti di terra sia a piatti di mare. Salice Salentino Rosso, questo blend di Negromaro e di Malvasia che può essere vinificato sia in acciaio che in legno, e poi l'espressione più longeva quasi, quella del Rosso Riserva, che prevede un affinamento, una maturazione minima di 24 mesi prima di essere immessa sul commercio. Attenzione riservata ai giovani. La formazione alla base della cultura del bere di qualità. Abbiamo deciso di promuovere la qualità del vino, la qualità della nostra cultura e il nostro territorio tramite lezioni che facciamo presso i licei, presso gli istituti anche di formazione superiore, per insegnare ai giovani cosa rappresenta il vino per la nostra cultura e per il nostro territorio. Vino e territorio si fondono in un unicum che potrà essere apprezzato grazie anche all'attività di incoming rivolte ai giornalisti. Nei prossimi mesi stiamo organizzando degli incoming con i giornalisti specializzati del settore. Verranno da tutta Europa, verranno a visitare le nostre cantine sia per assaggiare i vini ma anche per conoscere la nostra cultura. Importanti attività di promozione, formazione e innovazione realizzate con il contributo del MASAF. Ai sensi del decreto direttoriale 553922 del 28 ottobre 2022, che fanno parte di un percorso che pone al centro il territorio e la sua espressione più significativa.